Buongiorno, oggi insieme vedremo come configurare un nastro trasportatore ALUSIC con il nuovo configuratore ALUSIC. Prima di tutto inseriamo le nostre credenziali. Una volta fatto l'accesso, troveremo la nostra pagina riservata, dove potremo creare un nuovo preventivo o vedere lo storico, quindi filtrarlo e fare delle ricerche sui preventivi fatti in passato, sia per numero che per nome che per tipo di prodotto. Creiamo un nuovo preventivo. Si aprirà la pagina della configurazione, dove avremo un numero seriale, un punto dove inserire un nome, una piccola descrizione legata all'articolo, quindi in questo caso sarà configurazione test ALUSIC, che ci servirà anche in un futuro come metodo di filtraggio per una ricerca. Secondo step è quello del ciclo vita, dove noi in questo momento siamo in bozza, cioè dove possiamo compiere le nostre configurazioni, fare modifiche. Potremo passare, una volta confermate tutti i dati, in pronto per la proposta, quindi congeliamo la nostra configurazione, magari in attesa di conferme da parte dei nostri clienti o in attesa di eventuali future modifiche. Una volta che c'è stato l'ok in tutte le varie situazioni, potremo passare su proposto, dove l'offerta e la configurazione saranno bloccate e ci sarà la comunicazione con il nostro sistema interno commerciale, il che vi farà avere l'offerta in poco tempo. Per gli utenti ancora non clienti, invece, l'ultimo pulsante da cliccare sarà un richiedi offerta. Questo pulsante reindirizzerà su una mail, dove in allegato ci sarà la vostra configurazione e voi dovrete compilare i dati anagrafici della vostra azienda, in modo che il nostro ufficio commerciale possa completare la pratica. Abbiamo anche a lato un pannellino delle revisioni, dove potremo andare a vedere ogni modifica fatta su questa tipologia di configurazione. Primi dati da inserire saranno quelli legati alla nostra anagrafica. Quindi, oggi noi creeremo un'offerta per l'ALUSIC. E ora possiamo selezionare il prodotto da configurare. Il prodotto selezionato quest'oggi sarà il nastro a tappeto rettilineo. Una volta cliccato, si aprirà la vera pagina di configurazione. Sulla sinistra troviamo tutti gli step della configurazione, quindi i dati base, il motore, il tappeto, le gambe e le sponde. Mentre sul lato destro abbiamo un piccolo pannello a scomparsa con il riepilogo della configurazione, che possiamo tenere aperto o tenere chiuso. Partiamo con la configurazione. Direzione del nastro, monodirezionale o bidirezionale. Se a volte alcune domande potessero essere di difficile interpretazione, cliccando sul nome della domanda, quindi in questo caso direzione, potremo avere alcune immagini o spiegazioni in modo da comprendere meglio la richiesta. Quindi monodirezionale, un solo senso di marcia, bidirezionale, due sensi di marcia. La nostra scelta potrà anche essere compiuta direttamente dalle immagini, quindi da questo specchietto. Oppure, ritornando sulla configurazione, direttamente dalle scelte. Non è obbligatorio confermare tutti i dati, ma questo implica che potranno variare a seconda dei dati successivi, quindi il nostro configuratore si sentirà libero
di modificare magari il peso, la velocità o le dimensioni. Se invece noi li vincoleremo, quindi li confermeremo, questi dati non potranno essere variati in automatico dal configuratore, ma per essere variati dovrà esserci la nostra conferma. In questo caso andiamo a compilare i nostri dati, sempre ricordandoci che abbiamo a disposizione alcune immagini per una miglior comprensione, in questo caso la larghezza del tappeto. Dopo aver selezionato le dimensioni del nostro nastro, andremo a selezionare la motorizzazione. Anche qui, se non vincolante, lasciamola libera in modo che il configuratore possa scegliere la soluzione migliore per noi. Se invece dobbiamo utilizzare una determinata motorizzazione, confermiamo quella richiesta. In questo caso, diretta. Rinvio a penna per un ingresso del materiale con un diametro minore. Penna su entrambi i lati, quindi un diametro minore sia in entrata che in uscita. In questo caso, come potete vedere, la risposta affermativa, il sì, è opaco, cioè non è una scelta disponibile. Se noi comunque siamo vincolati dal nostro layout e dobbiamo avere il rinvio a penna su entrambi, cliccheremo su sì e il configuratore ci mostrerà quali sono le scelte in conflitto. Quindi ci suggerirà di spostare la motorizzazione da diretta a centrale e dovrà esserci un rinvio a penna anche in ingresso e non solo in uscita. Se noi accetteremo questi suggerimenti, le scelte verranno modificate e quindi avremo il nostro risultato. Se invece avessimo negato queste modifiche, non avremmo potuto avere il rinvio a penna su entrambi i lati. Queste scelte però dovranno essere fatte in base alle vostre esigenze. La scelta della taglia è una scelta un pochino più vincolante. Io consiglio, per chi non dovesse conoscere ancora bene i nostri prodotti, tutta la nostra gamma, di lasciare libera questa scelta in modo che il configuratore ci guidi verso la soluzione migliore, mentre per chi è già un utente esperto dei nostri sistemi può anche andare direttamente a scegliere la taglia preferita, tipologie di flange, se corte o standard, il materiale della lamiera, acciaio zincato, acciaio inox, se è presente una spinta laterale sul nastro, quindi un cilindro, un deviatore che possa traslare del materiale in modo perpendicolare al nostro tappeto. Questo è un dato molto importante da conoscere perché influenza molto sulla scelta della nostra taglia. L'accumulo dei prodotti, quindi se si crea accumulo dei prodotti sul nastro e quindi anche questa informazione è molto importante per determinare la scelta migliore del tappeto che vedremo successivamente. Una volta compilati i dati base, passeremo al successivo step. Il motore. Posizione del motore rispetto all'avanzamento del nastro, quindi destra o a sinistra. La potenza del motore. Il configuratore vi suggerisce la taglia minima per i dati che abbiamo inserito, quindi peso, velocità e dimensioni, ma vi lascia liberi di sovradimensionare il motore. Quindi in questo caso noi conferiremo i 0,22 kW che ci vengono suggeriti. Per il riduttore, anche qui il configuratore vi suggerisce la taglia minima consigliata, ma vi lascia liberi di sovradimensionare. In questo caso noi invece vogliamo sovradimensionare il riduttore, quindi sceglieremo una taglia più grande. Ora passiamo alla scelta del tappeto, quindi un tappeto alimentare o no. In questo caso vogliamo un tappeto alimentare. Ovviamente avremo una scelta ridotta, dato che abbiamo scelto un tappeto alimentare.
e sceglieremo un poliuretano bianco. Se dovete usare un tappeto che non è presente in questa lista, dato che la lista è solo di tappeti, dei tappeti più utilizzati in commercio, c'è comunque la possibilità di avere altro come soluzione. Altro non ci vincolerà quindi sul materiale, sul colore del tappeto, ma sarà da comunicare in seguito direttamente all'ufficio tecnico dell'Alusic in modo da trovare la soluzione migliore. Il tipo di giunzione del tappeto, quindi se una saldatura o una giunzione meccanica, e anche la presenza o no dei facchini saldati sul tappeto per il trasporto del materiale. Ovviamente in questo caso i facchini non sono disponibili perché non sono compatibili con la motorizzazione centrale che abbiamo scelto prima. E in fondo troveremo un riepilogo delle dimensioni del tappeto scelto, quindi lo sviluppo e la larghezza. Questo riepilogo comunque possiamo trovarlo sempre a lato nel nostro pannellino, dove ci ricorda il peso, la velocità, le dimensioni del nastro e anche la tipologia di motore che abbiamo scelto e la tipologia di tappeto. Ora possiamo andare a configurare le gambe, se sono presenti o no, l'altezza delle gambe, quindi da sotto la base di appoggio a sopra la tela. Ultimo step di configurazione, le sponde, quindi se presenti solo sul lato destro, solo sul lato sinistro o su entrambi. E potremo anche scegliere la tipologia di tappo, un tappo finale o un tappo d'ingresso. Noi in questo caso sceglieremo l'ingresso in entrata e il tappo in uscita. Dato che abbiamo scelto un tappeto bianco, in questo caso sceglieremo anche la sponda bianca. Bene, la nostra configurazione è finita. Dovremo solo andare a confermare e a salvare questa configurazione. Cliccando su avanti, troviamo ancora se vogliamo ricevere l'offerta per il materiale sciolto, quindi in kit, o se lo vogliamo montato, quindi un nastro finito. In questo caso, desideriamo ricevere l'offerta in kit, possiamo terminare e salvare. Clicchiamo ok e ritorneremo sulla nostra pagina principale. Vediamo che in prodotti abbiamo la configurazione del nostro nastro a tappeto, potremo eliminarla, potremo copiarla, potremo anche di nuovo modificarla, potremo cliccando su questa icona nera generare una distinta con codici, descrizioni e quantità dei componenti presenti nella nostra configurazione o anche avere un file Word con una piccola documentazione delle scelte compiute. Tipologia di nastro, dimensioni, peso, velocità, tipologia di tappeto, motore e così via. Con l'altra icona, quella rossa, CAD, genereremo invece un pacchetto zip contenente disegni tecnici relativi alla configurazione appena fatta, quindi PDF, DVG, STEP. Anche qui dovremo generare documenti, dopo pochi minuti otterremo il nostro file zip da salvare sul nostro PC. Bene, il nostro file zip è stato generato, potremo salvarlo sul nostro PC. Al suo interno troveremo un file PDF 3D, un file PDF in 2D, un file DVG in 2D, file STEP, un file Parasolid e un iDrawings sempre tutto in 3D. Proviamo a vedere il risultato della nostra configurazione. E questo è il risultato della nostra configurazione. Un nastro a motorizzazione centrale con doppia penna, sia in entrata che in uscita, doppia sponda e gambe. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al vostro agente di riferimento
o al nostro reparto tecnico. Potete trovare altri video tutorial sulle nostre pagine Facebook, Instagram, YouTube e sul nostro sito. Buona giornata a tutti.